Ecco, vediamo se possiamo chiedere che cosa al proprietario. Lo c'ha fattore, sì, c'è più. Quindi come va la pesca, la vendita stamattina? Questa è ancora lenta. È ancora lenta. È un po' presto. Sì, ma no. Se ne vede poco di pesci, com'è? Se ne vede poco di pesci perché è diminuito molto la vendita di fronte agli anni scorsi. Degli anni passati. Senti, per quanto riguarda le morine, qual è il prezzo? 25.000 lire. 25, quindi non è esagerato? Se è come l'anno scorso, come fino a 2 anni fa così costavano, così non si vive adesso. Non si è aumentato di prezzo assolutamente? Quell'anno, questa parte non si è avuto nessun aumento. E il pesce che si vende con maggiore facilità qual è? Ah, ora non vogliono più pesci con le spine come era in quei tempi quando si vendevano sempre le murene. Ora vogliono massaponi, vogliono gamberoni, calamari, peschi. Questa è la roba che mangiano, con pesci senza spine che devono fare poco lavoro a tavola. Quindi allora noi gli facciamo tanti auguri, buona vendita. Grazie. Ciao. Buon Natale. Passiamo un po' avanti e vediamo, ecco qui Nicola, tu hai comprato il pesce? No, veramente io mi vado a procurare. Vai a procurare dove? Sono abituato al mare, mi piace il tempo libero e andare a pescare, anche se quest'anno inizia il cattivo tempo, la pesca è stata così profilo, però qualche cosa abbiamo messo. Benissimo, allora mangi pesce fatto in casa, diciamo. Pesce fatto in casa, però credo che qui a Forlì la tradizione sta per finire. Che mi ricordo gli anni dietro, a quest'ora c'è molta gente, invece vedo che... L'influenza è minore. Minore perché secondo me la gente, per mezzo di surgelato e dei congelatori, si prepara a tempo per evitare... di un prezzo lievitato, giustamente in questi giorni. Tu ne sai qualche cosa perché tu fai parte del commercio, quindi praticamente vendi pesce congelato anche tu. Sì, secondo me la vera ragione è questa qua. La gente si prepara a tempo, i congelatori ne sanno qualche cosa. Grazie a Nicola e tanti auguri per Natale. Passiamo avanti, vediamo. La gente scappa, ha paura di essere intervistato. Vediamo. Andiamo con un'altra bancarella di pesce, molto attrezzata anche questa, buongiorno. E allora, chi è il proprietario qui? Tu non vuoi parlare? Ah, sei Lauco, no? Ci manca la voce. E allora vediamo un po' per scoprire qui il Pasquale. Grazie. Hai fatto la tua spesa? Non ancora. Ora, e perché? Se vi auguro. Aspetti che diminuisce? No, perché? È perché io sono disinteressato a questo. Sei disinteressato a questo? Sì, non mi interessa. No, mi interessa, ma per la spesa si interessa solo mia. Ma a preferenza, tu che cosa sceglieresti con queste morene? Ecco, prendiamo la regia di inquadrare questi capitoni. Capitone no. Che cosa preferisci? Più la morena che il capitone. Più la morena. E perché più la morena? Perché ti piace di più. Mi piace di più. E poi mi piace la frittura, non so, calamari, se no. Ecco qui un pesce che si muove. Inquadriamo un po', ecco, vediamo questa strage.